La voglio far vedere sta cosa. Messe nere, convegni, neri, magia nera. No caso, le messe nere, no, no! Evocazione da tombe, invocazione di demoni. Ma cos'è? Ritorno agli abissi. Aia! Operazioni quantiche, no! Cioè apertura di pozzi, di buchi neri. Da dove entrano esseri che non appartengono a questa dimensione. Ma è una cosa reale, fisica, non è un'immaginazione, è una cosa che mi è successa. Una volta stavo, dovevo andare a giocare a calcetto e c'era questo qui, in mezzo alla strada, fermo, giacca e cravatta, avete presente i banchieri? Allora questo si avvicina, arrivato a 10 metri io comincio a sentire una cosa, entra un fuoco in me, ho espresso un'intenzione, fai un altro passo e io ti stermino. E questo ha sentito sta cosa e si è fermato così. Io la cosa che mi ha... della quale mi accorsi era che questa cosa scese dall'alto, venne come un fascio e questa cosa entrò in me. È come se tu diventi Goku quarto livello. Chi ha visto Dragon Ball quando diventano Super Saiyan? Questo qui, questa entità o qualsiasi cosa sia, se ne è accorta di questo. Fisico di Chuck Norris. Allora ero e la Madonna leggermente caso sta un po' di grasso perché ci deve stare. No. Però cassarola. Impressionante. Mamma mia, mi sto toccando. Cioè, sembra che sto a fare i lavori forzati, no? Sembra quei fisici da carcere, no? E tu, da muratore. C'hai la forza così. Invece no. Questa è l'ennesima prova che questa forza tu ce l'hai sia nello spirito. Qual è il tuo segreto? Combattendo i principati e poi ce l'hai pure fisicamente. Ah. Quindi si congiunge, no? Imparo. Dice uno che mi disprezza, che fa qualcosa di pesante. Ma ce l'hai con me? 5 minuti dopo quello lì entra in un vortice di ansia. Oh, caso. In un attacco di panico. No! Terribile. Oh, caso. 5 minuti dopo. No! Per non contare quelli che sono finiti all'ospedale. Oh, caso, no! Perché mi ostacolano. No, non lo faccio più, caso. Odio. Però effettivamente io mi sento male quando finisco di fare questi video, proprio dalla risata, proprio un mal di panza dalle risate. Ma allora eri tu, figlio. Per voi è veramente una beatitudine che ci sia uno qui nella fede che parla in questo modo. Se io potessi ricevere questo da un altro, non lo so, faccio i salti di gioia. Un re. A caso, tu sì che sei un re. Un re al cesso. Cosa succede? Ah, giustamente. Il re non deve essere beccato che fuma al cesso. Sta spruzzando un po' di profumo. Mo' sta a capire perché Dio ci ha messo tanto a farmi arrivare qua. Perché se ci sarei arrivato prima. Se ci fossi arrivato prima. Sì. Vai fuori binario. A caso. Sono troppo coglione. È vero. A quello che vi sto per dire, voi ci mettete la firma. You can take that to the bank. Non c'è nessuno più talentuoso del sottoscritto. Io ho già raggiunto delle vette di creazione. È vero. Che sono letteralmente irraggiungibili. Assolutamente, a caso. Sono atti in giustizia che attraverso il mio ingegno trovano creazione. Se uno ascolta quella canzone, gli si dovrebbero strappare i capelli. Dice, ma questo chi cazzo è? Così dovrebbe ragionare. E se c'ha case discografiche, se c'ha cose, subito mi manda l'email e mi dice, voglio fare un CD e ti porto avanti. Stiamo a scherzare. Ma io ho fatto dei percorsi, ma non è che mi devo vantare. No, assolutamente, sei molto umile. Voi non sapete niente. È vero. Questo è. Voi non sapete niente. A caso. Lo so io, lo sa il Cristo, la Madonna. E la Madonna! Lo sanno pure i santi che stanno al creatore. Sì, sì, sì. E Dio a me me lo dice, a te no. Shalom, Israele. E chi mi sta a seguire in questo canale? Oggi raggiunge una conoscenza assurda. Io non la capisco sta smania che gli altri hanno di legiferare. Io di mio non ce l'ho. Mi ci ha messo Dio qua. Ma il Signore inviò l'Arcangelo e Satana fu sconfitto.
Sì, è stato presso a poco così. Allora, io seguo Dio, Gesù, ricevo dalla Madonna il suo seno. Magari trovassi uno così. Parla di fede. Shalom, Israele. Che vive le sue faccende quotidiane, che non nasconde niente. Quindi c'è una buona notizia, diciamo così. Ho ordinato una game stick. Ci facciamo la giocata, qualche giochetto della PlayStation, ci passa il tempo. Che non si deve proclamare il santo, il perfezionista di turno. Sono un profeta mandato da Dio. Non ce ne sta uno. Mettiamo 5 euro a capoccia, ma accattate il camper e io giro l'Italia. Cioè, io vengo fisicamente a registrarvi su carta. Ci sarà un ufficio mobile. E questo è di un'importanza irreale. Dal 1 gennaio in poi posso ricevere le email e voi mi dite: Emidio o Re, voglio iscrivermi. Io vi do il comando e voi eseguite. Ve lo ripeto. Se viene Dio, se torna Gesù, non lo so. Comunque non possiamo perdere tempo. C'è caso, questa di possibilità. Eh sì. Se c'è un re più bravo di me, ce l'abbiamo. Dirò a tutti: consegnate a lui lo No, re. Sei tu. Immaginate che bello. È vero. Venga a conoscere ognuno di voi. Ah, caso. Faccio il giro dell'Italia. La vita da rockstar. Intanto faccio i concerti su strada. Dove caso. Continuerò a emanare questa gerarchia immediata. Emani. Alla quale dobbiamo applicarci. Followers, mettetevelo nella capoccia. Noi dobbiamo stare in questa gerarchia. Se no la faccenda è molto... Sì, sei tu il capo. Molto brutta e cattiva. No, caso. Chi ha i soldi e non me li dà, non vorrei essere nei panni di quello lì. E tu stai andando all'inferno. Sì. Non ci facciamo... Tanto però andiamo al cesso, che dobbiamo farci questo caffè. È il luogo ideale per bersi un caffè, giusto? Sì, veramente sto a fare caffè. Per piacere, followers, stiamo attenti. Questi faranno grandi portenti. Mannate tutti al cesso. Spirito Santo, fatemi una pippa veramente. Nel cuore di Cristo, nel sangue di Cristo. O del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.